Cultura italiana. Bruno Mattana. Sul palco del teatro Ariston si è conclusa con le premiazioni la 42esima edizione del premio Acquistoria, guidato da un irrefrenabile Alessandro Cecchi Paone. Una grande edizione, quella del 2009, anche per la cerimonia di consegna del riconoscimento Testimone del Tempo e del premio speciale per la storia in TV. Proprio per questo premio il destinatario è stato Piero Angela, che sentiremo al termine del servizio. Per i Testimoni del Tempo è stato premiato per primo giornalista scrittore Alain Elkann, mentre tra i premiati per l'assegnazione è stato scelto anche Antonio Paolucci, una vita trascorsa tra lavori e musei di tutto il mondo. Molta attesa per la presenza dell'onorevole Gianni Letta, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, uomo del dialogo, ritenuto un abile tessitore quando i problemi diventano complessi, un protagonista della storia recente del nostro paese. La motivazione del premio era stata scritta di persona dal sindaco Danilo Rapetti. I premiati dell'Acquistoria. Per la sezione storico-scientifica è stato premiato Orazio Canciglia con il volume I Florio, storia di una dinastia imprenditoriale. Per la sezione storico-divulgativa Roberto Riccardi con il volume Sono stato un numero, Alberto Sedde racconta. Per la sezione romanzo storico, intitolata a Marcello Venturi, fondatore del premio Acquistoria, premiato Raffaele Nigro con il libro Santa Maria della Battaglia. Sentiamo l'intervista a Piero Angela. Ma come fa? Lei continua a fare spettacoli, programmi, come fa ad affascinare, continuare ad affascinare un pubblico così vasto di telespettatori? No, non c'è nessun segreto, c'è semplicemente il fatto di mettersi nei panni del telespettatore, cosa che io faccio quando preparo ogni programma, siccome ho fatto trasmissione mi metto dall'altra parte, perché devo prima studiare, no? Si fanno gli scritti agli orari e bisogna, una volta sono degli esami, e allora se uno capisce quali sono le difficoltà per chi segue, io quello che faccio è di percorrere la stessa strada in salita tra i rovi pungenti per farla poi percorrere ai miei telespettatori in discesa.